Al concorso Parma incontra il suo territorio, la sua storia e i suoi protagonisti nel XX secolo, promosso e finanziato dalla Fondazione Cari Parma, le scuole della Valtaro hanno letteralmente spopolato. Con la formula vincente di sempre, arricchita da alcune piacevoli novità, domani a Borgo Taro si festeggia la castagna con la grande manifestazione organizzata da Proloco e Comune. Con queste temperature davvero inconsuete, anche la natura regala stranezze, come quella di un melo che, bypassando l'inverno, è già fiorito e ha anche un bellissimo frutto. Parrocchiani di Trevozzo non hanno dimenticato, a 25 anni dalla sua morte, Don Mario Bozia, il sacerdote borgotarese che per quasi 10 anni ha esercitato il proprio ministero in quel paese. Scende in campo alle 20:30 la Roby Profumi nella sua prima trasferta di quest'anno. Le ragazze di Borgo Taro vanno a Muggia affrontando una delle trasferte più lunghe del campionato. Per il calcio vedremo i pronostici degli incontri di domani. La Valtarese ospita il Fontana, il Bedonia a Rottofreno, Borgo Taro va a Tizzano, mentre Compiano se la gioca con la Ghiarese. È sabato, buonasera e benvenuti all'ultimo appuntamento della settimana con il nostro telegiornale. Ci sembrava giusto aprire questa edizione dando spazio a dei ragazzi, a degli studenti che si sono davvero comportati molto bene nel corso di un concorso organizzato e patrocinato anche dalla Fondazione Cari Parma. Ebbene, su 4 premi, 3 sono andati alle scuole della Valtaro, quindi la Valtaro ha decisamente spopolato. Sentiamo. Le scuole della Valtaro spopolano nella terza edizione del concorso Parma incontra il suo territorio, la sua storia e i suoi protagonisti del XX secolo, promosso e finanziato dalla Fondazione Cari Parma. Ben 3 dei 4 premi assegnati quest'anno per lavori sul tema vita e tessuto sociale, contesti culturali ed economici, personaggi di spicco del mondo parmense nel periodo fascista, se li sono aggiudicati l'Istituto Comprensivo Manara di Borgo Taro, l'Istituto di Istruzione Superiore Zappafermi, sempre di Borgo Taro, e l'Izios Carlo Emilio Gadda di Fornovo. Pur se in forma ridotta rispetto a qualche anno fa, la Fondazione Cari Parma ha comunque inteso proseguire con questa iniziativa tesa a valorizzare le capacità di ricerca storica delle scuole parmensi. Un'iniziativa che, al di là del folklore, delle manifestazioni, mantiene un suo significato profondo con l'impegno della scuola che mobilita le sue energie, mobilita le persone, i suoi professori e i ragazzi a rispondere a queste aspettative. L'Istituto Comprensivo Manara ha conseguito il risultato con una ricerca sul corpo bandistico borgotarese negli anni 30, di cui si è già parlato nel notiziario di venerdì 23 settembre. Per lo Zappafermi si è trattato invece di una piacevole conferma, in quanto l'Istituto di Istruzione Superiore del capoluogo valtarese si era già aggiudicato questo premio anche nel 2009, risultando pertanto vincitore in 2 edizioni su 3. Come allora, pure quest'anno il lavoro presentato, ovvero il servizio giornalistico Non si può ballare, non si può cantare, non si può parlare, era relativo al mondo dell'arte e più precisamente alla censura sulle diverse forme di espressione artistica durante il regime fascista. Allora, la ricerca si è sviluppata attraverso la raccolta di documentazioni scritte, ma anche di documentazioni personali, per cui anche attraverso delle interviste, di quello che era l'aspetto, ripeto, della censura nei confronti di queste forme artistiche, come potevano essere quelle della musica, della danza e del canto. Quindi, come dicevi giustamente tu prima, la tradizione musicale così forte nell'Alta Valtaro credo che abbia un riscontro estremamente positivo anche nei nostri ragazzi. Giustamente una Valtaro molto operosa, ma aggiungerei anche questo, che all'interno del laboratorio musicale, dove abbiamo anche lavorato e fatto proprio una ricerca di tipo musicale del periodo, addirittura con il contributo di ex allievi, quindi questo conforta ancora di più il discorso che tu facevi di continuità e di prosecuzione di livello laboratoriale.
Infine, con la ricerca Pellegrino Riccardi, un giusto fra le nazioni, Lizzos Carlo Emilio Gadda di Fornovo ha promosso la riscoperta di un personaggio che si distinse, rischiando anche la vita, per un'opera di immenso valore umanitario. Occasione della giornata della memoria 2012 nel comune di Fornovo, una strada sarà dedicata a Pellegrino Riccardi, pretore di Fornovo, che salvò ebrei appunto durante l'epoca così difficile, insomma, della seconda guerra mondiale. Una persona forse un po' dimenticata, ma che grazie al lavoro dei miei studenti e dei professori del Gadda è tornata alla memoria. Ricordo che la biblioteca di Langhierane Fornovo è dedicata a Pellegrino Riccardi, grande amante della lettura. Pensiamo che questo premio ci abbia veramente rinforzato in quello che sarà il prossimo atto e al prossimo appuntamento 2012, la dedicazione di una via nella città di Fornovo. La quarta scuola premiata, unica non valtarese, è stato il liceo classico Romagnosi di Parma. Con la pièce teatrale Le rondini son partite, il castello di Montechiarugolo nel diario di Alex Mizzi. Per la manifestazione nel suo complesso si è trattato dunque di un bilancio più che positivo. Abbiamo notato effettivamente un entusiasmo nei gruppi che hanno partecipato, che ha portato a produrre delle azioni, delle ricerche anche, delle riflessioni sui temi molto originali e molto attenti. Probabilmente uno dei segnali è che quando gli alunni vengono opportunamente stimolati, gli studenti sono messi di fronte anche a opportunità, i risultati sono buoni a prescindere dalla loro collocazione. Questo è quanto abbiamo notato e l'esito dei lavori prodotti ci ha dato ragione in questo senso. Domani, se saranno rispettati i pronostici, Borgo Taro verrà sicuramente invasa ancora una volta da migliaia di persone che non si perderanno la festa della castagna, ormai una delle manifestazioni più attese e partecipate in assoluto del nostro territorio, organizzata dalla Proloco e dal Comune. Sono tante le novità anche per questa edizione. Giornata dedicata alla Regina dei Boschi, quella di domani, domenica 9 ottobre. L'Associazione Turistica Proloco e il Comune di Borgo Taro organizzano infatti la 18ª Sagra della Castagna per le vie del centro storico del paese. Per tutta la giornata vi saranno tanti appuntamenti che caratterizzeranno questa festa, che rimane una delle più partecipate in assoluto. Si comincia di buona mattina con la musica del gruppo mandolinistico borgotarese. Alle 10 apertura ufficiale della manifestazione con il mercato dei prodotti tipici locali e con dolci a base di castagne. Saranno presenti anche molti banchi dei consorzio mercanti della Riviera. A mezzogiorno e mezza tutti a pranzo con specialità a base di castagne e funghi presso i ristoranti e le trattorie che aderiscono all'autunno gastronomico valtarese. Inoltre in piazza Manara verrà offerto un pranzo convenzionato e curato dalla ristorante La Taverna di Andrea. Poi il pomeriggio sarà tutto un susseguirsi di momenti imperdibili e per tutti i gusti. Alle 14.30 i volontari dell'associazione inizieranno a vendere castagnaccio, frittelle, caldarroste, tanti dolci, buon vino, il tutto allietato da bella musica e tanta cordialità. Non mancherà un'assoluta novità gastronomica, ovvero la torta fritta di castagne. I bambini poi avranno di che divertirsi con momenti assolutamente creati per loro. Alle 15.30 in piazza Sant'Antonino scatterà l'intrattenimento con balli di gruppo per i bambini con la famosa scuola di ballo Coiba. Inoltre animazione per i più piccoli e divertimenti itineranti con artisti di strada per le vie del centro storico. Inoltre, in occasione della festa della castagna prevista appunto domenica, la mostra fotografica I testimoni del bosco, organizzata dal raggruppamento delle guardie ecologiche volontarie di Legambiente, rimarrà eccezionalmente aperta al pubblico per tutta la giornata presso il Museo delle Mura. Anche il tempo dovrebbe reggere fortunatamente. A parte un normale calo delle temperature che dovrebbero attestarsi tra i 21 e i 22 gradi, il sole dovrebbe splendere per tutta la giornata, gettando così le basi di un nuovo grande successo legato alla castagna, una volta il frutto povero delle nostre tavole, oggi regina capace di smuovere migliaia di persone che vogliono festeggiarla.
L'assessore all'istruzione del comune di Borgo Taro ricorda ai cittadini interessati che sono aperte le iscrizioni al nido d'infanzia per questo anno scolastico. Possono essere presentate le richieste di iscrizione per i bambini che compiono un anno entro il 30 novembre di quest'anno e le domande redatte su modulo apposito disponibile presso l'ufficio istruzione nei giorni di lunedì, mercoledì e sabato devono essere poi presentate all'ufficio protocollo entro e non oltre il 15 di ottobre, quindi mancano ancora pochi giorni. Il servizio è aperto anche ai cittadini residenti nei comuni limitrofi, solo però a disponibilità di posti. Questa sera il gruppo Ametista e UAR di Borgo Taro organizzano un incontro sul tema all'origine della superstizione, l'irrazionale e la vita quotidiana. Relatore sarà Ivano Vignali, l'appuntamento è in sala Imbriani con inizio alle ore 21 a Borgo Taro. E con il prossimo servizio vi facciamo vedere alcune stranezze davvero che la natura ci riserva, complici anche sicuramente queste temperature che almeno sino a ieri erano tipicamente estive. Guardate. Stranezze della natura. La temperatura mite delle ultime settimane ha provocato un curioso fenomeno nel paese di Montarsiccio, in comune di Bedonia, dove un melo è passato direttamente dall'autunno alla primavera senza attraversare il periodo invernale. Anzi, per la verità, non ha neppure completato la stagione autunnale. Infatti, prima ancora di perdere le foglie dell'anno in corso, ha fatto sbocciare le nuove gemme e successivamente è fiorito. Cosicché si può assistere all'insolito spettacolo della permanenza di vecchie foglie in parte ingiallite a cui si sono sovrapposte le nuove verdissime e degli splendidi fiori bianchi e rosa. A colpire ulteriormente la vista è anche la presenza di un frutto maturo che, per le dimensioni ridotte, il proprietario ha lasciato sull'albero. Cosicché la pianta sta vivendo contemporaneamente tre stagioni: la primavera con i fiori e le gemme, l'estate con il frutto rosso e giallo e l'autunno con le vecchie foglie in procinto di cadere. Il tutto in un'alternanza di colori veramente suggestiva. Ma fra poco, si sa, arriverà l'inverno e con l'abbassarsi della temperatura tutto questo svanirà. Domani domenica anche il gruppo comunale Aido di Berceto aderisce alla campagna nazionale dell'Associazione Solidaristica di raccolta fondi tramite la vendita al pubblico di piantine di Anturium. Lo stand sarà operativo per tutto l'arco della giornata in piazza San Moderanno. E domani si tiene l'escursione L'Anello di Tornolo legato alla festa della castagna prevista poi per il pomeriggio, sempre a Tornolo. La partenza alle 9.30 dalla piazza del comune ritorna alle 13 circa, quando si pranzerà con piatti tipici a base di castagne, solo però se avrete prenotato nei locali. Al pomeriggio inizierà la festa con bancarelle di artigianato, attività varie, gonfiabili e giochi per bambini e degustazione di prodotti tipici locali. Noi ci fermiamo un attimo per la pubblicità e gli annunci.